Tantalupo è un paesino a ridosso del Campidello Matese, un posto sciistico, il più importante del sud. Una canzoncina di Palata, un po' così. Passer, passer davanti alla casa mia, ed era la figlia mia, io attendere voglio da. E so passata sera quando mamma te batteva e me lo cor mi dice, e da manire da riparare. Noi abbiamo mantenuto fede a quelle origini, infatti la storia della nostra cucina e del nostro menù è improntata proprio su un discorso di tradizione. Assaggio di pecorino di fossa molisano con miele di acacia. Limosano. Com'è il paese? Un bel paese, calmo, la gente buona. La nostra fortuna è che, di quella che comunque viviamo qui a Limosano è che è un paese molto vicino al capoluogo del Molise, Campobasso. Din don da so guagliuna che von fa e fanni la trezza che von pazzia. È uno di questi luoghi dove, nonostante c'è la difficoltà a vivere e gestire delle attività, perché ormai è rimasta poca gente, si è vissuto l'esodo dell'emigrazione, però nonostante questo, dicevo, si vivono ancora quelli che sono i valori di una volta, quelli che aggregavano le varie persone nei paesi e facevano vivere il contesto come una vera e grande famiglia allargata. È emigrato tutto in Canada, quindi la maggior parte nel mese di agosto torna parecchi, anche perché sono delle feste, sono parecchie cose bellissime che facciamo, le feste. Vesta di sete, battuna di velluto, lo primo innamorato, t'ha baciato e se ne aiuta. Din don da so guagliuna che von fa e fanni la trezza che von pazzia. Mi trovo bene perché ho molti amici e esco spesso, però sto anche in campagna e mi trovo bene perché mi piace. Una bella regione in cui c'è il mare e c'è la montagna, che secondo il mio modesto parere andrebbero valorizzati, perché essendo piccola si può passare direttamente nella stessa giornata dal mare alla montagna. Castellino è una realtà che vive non più in zone rurali, ma che vive del pubblico impiego, che vive con una dinamica economica imprenditoriale e che cerca, voglio dire, di pian piano dare maggiore impulso alle attività produttive, ai giovani e a quant'altro occorre per una società all'avanguardia con i tempi. Come in quasi tutti i paesi molisani, si trascorre una vita tranquilla. La cosa bella dei piccoli paesi è proprio anche la relazione che si ha con i concittadini, no? Cosa che non si riesce a vedere nelle grandi città, il buongiorno tra le persone, la chiacchiera che si fa tra le strade. Le persone che sono andate via da Castellino per esigenze di lavoro e di vita sono rimaste però legatissime al paese e quando possono, soprattutto nel periodo estivo, tornano e il paese si ripopola.
Ci siamo riuniti in associazione dove, che rappresenta il circolo Hauser, non solo anziani. Palata Selle è una cittadina, il marciapiede chi ma tunella, ma si figliola ma cuci bella, si stancano da passeggia. Il Molise è una regione secondo me stupenda perché comunque ci troviamo ai piedi del Matese, il mare non è tanto lontano e... Molisano! Si vive bene, all'aria pulita, i boschi, i prati, la gente che è molto socievole e tutti i visitatori che vi arrivano vi trovano ospitalità. Gioco, studio e faccio tante cose belle. E ti piace il paese? Sì, molto, perché i bambini sono liberi di giocare. Molisano! Sono felice di essere nata qui. Il Molise è una regione molto bella e tranquilla. È veramente una regione bella da vivere. Sono fiera di essere molisana e roccolana. Bella, piena di vitalità e piena di possibilità, è un piccolo gioiello. Per descrivere San Biase bisogna descrivere ogni singola persona, ogni singola aspettativa di una persona, perché è proprio una mescolanza di valori vecchi tramandati ai giovani, questi giovani le raccolgono e le, comunque cercano di prospettarle verso il proprio futuro. A mio avviso San Biase è un insieme di tradizioni che si vanno a mescolare a prospettive future, ecco. Di preciso cos'è San Biase. Poi naturalmente ci sono persone che recepiscono meglio questa cosa e persone che sono menefreghiste, non gli arriva, non c'è questo impatto diretto. Però San Biase è. Tutto intorno c'è tanto verde che può dare serenità, tranquillità a tutte quelle persone che necessitano di smaltire lo stress. È una regione meravigliosa con una vegetazione e delle bellezze naturali veramente uniche. Mi piace molto stare qui perché comunque è un paese tranquillo dove c'è molto silenzio e pace rispetto a Roma, che comunque è una città molto più dove c'è molto caos.
grazie di canna, quattive fresche e mariture, ti aspettando ancora che sto cuore, freddo la fratta tu fanni il panno, quindi non sa che tu partiste in moscia, e invece ci tornate per tricca, carmo Maiorca te da patricca, ma non c'è più vittoria bianca e roscia, mai tengono pagliare, casa d'andà sospira, a dove sorti venire, a me ci aiuta mare, non pagliare là dopo qualche mattina, i soldi stanno re e tu regina. È un paese molto tranquillo in cui si vive, diciamo, serenamente. Come fosse una frastiera e non sapessimo più la vecchia storia, solo perché tu giro una vittoria e sono rimasto per un cucciere, mai tengo una campagna non cucciere, marito di due della tornice, ma penso che non tengo mille amici e non so come isso cucciere. È un paese che forse non lo riconosciamo più. Non lo riconosciamo più perché eravamo abituati a un tipo di vita e a un tipo di approccio con le persone molto diverso da quello di adesso. Era così. La gente che... le galline che stavano per strada, gli asini che portavano... la Soma, i contadini, perché questo era un paese prettamente contadino. Andiamo tutto a casa di Maria. Aspetta, papà, non lo so Toro è un paese del Molise, provincia di Campobasso. È situato su una collinetta. Potrei parlarvi della cultura, della tradizione. Invece voglio soffermarmi sulla sua luce. Nel momento del temporale, tutti i paesi dintorni sono oscurati. Su Toro si apre il cielo, si squarcia. E un raggio di sole illumina questo paesino di una luce evanescente. Questo paese è molto bello perché è solare e ci si fanno molte amicizie. Mi piace vivere e far vivere il mio paese, che è ricco di tradizioni antiche che si tramandano di generazione in generazione. Insieme ad amici contribuite alla realizzazione del Toro Toquinho Festival, dedicato alla grande star internazionale Toquinho, il cantante brasiliano, ma di origini appunto di Toro, perché il nonno partì alla fine dell'Ottocento proprio da questo paese. La mia azienda agrituristica si trova in un piccolo paese molisano chiamato Macchia Codena,
in provincia di Isernia e che si trova ai piedi del Matese, diciamo, della catena montuosa dell'Appennino centrale. Amando molto il Molise, ho creato una struttura che si chiama Centrum Palas, che è uno dei più importanti strutture alberghiere e convegnistiche dell'Italia centro-meridionale. Sono molisano, sono nato a Torella del Sannio e sto bene qui nel Molise, in quanto trovo il Molise una regione tranquilla. Si sta bene, si vive bene. Amo Castellino, ma se avessi dovuto emigrare sarei emigrato come mio fratello e mia sorella. Abito a Civita Campomarano, a Civita non ci sono molte cose, ma una cosa che c'è di bello è il castello. Quando ero piccola non riuscivo ad apprezzare bene questa regione, mentre adesso che sono cresciuta posso gustarne la tranquillità, la pace e la serenità che sa darti soltanto una regione bella come il Molise, perché è ricca di una natura stupenda, unica. Hai ragione, cioè hai perfettamente ragione, questa regione è tranquillissima, piena di arte, di cultura, di no, ma di dei vita. Ha dei paesaggi, il Molise, che ti lasciano stare sereni. Da invitare sì, veramente a tutti, esatto. Tanto. Molisano. Sono felice di essere molisano, sono molisano, sono fiero di questa terra perché è una terra incontaminata, una terra ricca di tradizioni, di cultura e praticamente ho scelto di vivere nel Molise e a Rocca Mandolfi perché Rocca Mandolfi mi offre la felicità di vivere e anche di realizzarmi nel lavoro e spero di creare qualcosa anche per un futuro per i miei figli. Un posto dove riesco a trarre più ispirazione, un luogo tranquillo, immerso nella natura e per me che dipingo e fonte di ispirazione.
vengono a bagnare, cada tanta sospiro, quando mi so chiedere, alla pianeta mare, non bagliare la dopo che mattina, i sonni del re e del giro.